impianto. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 10 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. Do quindi la parola al Presidente Giorgio Palù. Prego. Presidente, onorevoli, buongiorno a tutti. Ho accolto questo invito come doverosa presenza di AIFA in questa sede che è il Parlamento. Era rivolto a me l'invito. Come vi ha detto il Presidente, si tratta di modifica di regolamento o annullamento di regolamento per armonizzare un'attività regolatoria nell'ambito del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spettanze EMA dell'Agenzia europea sui farmaci e le tariffe. Quindi si tratta di armonizzare praticamente due dei regolamenti esistenti e questi hanno un impatto anche su quelle che sono spettanze poi delle autorità nazionali competenti, quindi in questo caso l'AIFA, ma le agenzie regolatorie nazionali. Quindi questo quadro di revisioni ha origini lontane dal 2016, il 13 dicembre a Bruxelles è stata approvata una revisione, ma ovviamente questa sarà adesso oggetto della riunione dei ministri della salute della Comunità Europea. Ecco, l'AIFA ha partecipato a tutte queste riunioni tranne l'ultima, con la presenza del delegato nazionale che è la dottoressa Cuccagna, che è qui presente, quindi che vi può illustrare tranquillamente quello che si è studiato, il tipo di approccio per migliorare, diciamo, queste tariffe sulla base dei costi, la flessibilità, che è un altro dei problemi, come sapete, anche non solo delle organizzazioni europee come il Parlamento e il Consiglio, e credo nessuno meglio di lei può dirvi quali sono state finora le scelte e quali sono le cose ancora da implementare. Quindi io le darei la parola. Grazie. Buonasera a tutti e auguri alle donne che sono qui presenti. Ringrazio il Presidente per la parola. L'argomento, come è noto, è la proposta di regolamento su tariffe e diritti dovuti all'EMA. Farò una breve introduzione e poi illustrerò i lavori svolti dal gruppo di lavoro europeo in seno a Bruxelles che ha esaminato questa proposta ed infine illustrerò anche le criticità che sono state riscontrate, le principali problematiche e le soluzioni individuate per il superamento di queste criticità. Le tariffe EMA sono a carico dei titolari e dei richiedenti delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali e dovrebbero garantire finanziamenti adeguati per assicurare la futura sostenibilità del network composto dall'EMA e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri. L'EMA ottiene circa il 90% dei suoi finanziamenti dalle tariffe. Il restante 10% proviene dal bilancio dell'Unione. Di queste entrate, circa il 40% è utilizzato dall'EMA per remunerare le autorità nazionali competenti per i servizi che esse forniscono all'EMA. In data 13 dicembre 2022, come ha già anticipato il Presidente, il Consiglio dell'Unione ha ricevuto da parte della Commissione la proposta di revisione del sistema tariffario EMA, che modifica il regolamento su dispositivi medici ed abroga il regolamento sulle tariffe in generale e anche il regolamento sulle tariffe per la farmacovigilanza. La proposta ha tre obiettivi principali. Uno, passare da un sistema forfettario ad un sistema basato sui costi per la determinazione delle tariffe EMA, come previsto dalla legislazione vigente. Due, garantire la sostenibilità della rete formata dall'EMA e dalle autorità nazionali competenti. E tre, semplificare la legislazione unificando il contenuto dei due attuali regolamenti sulle tariffe EMA in un unico strumento giuridico. Per le finalità sovraesposte, la revisione del sistema tariffario ha comportato un'importante attività di raccolta dati, alla quale l'AIFA, insieme a tutte le altre autorità, ha partecipato fornendo tutte le informazioni necessarie in merito a costi, remunerazioni ricevute, personale e tempi impiegati per le sue attività EMA-related. I dati raccolti sono stati poi aggiornati per tenere in debita considerazione i numerosi fattori che nel frattempo sono intervenuti, come la Brexit, la guerra in Ucraina e l'elevata inflazione. A tale proposito, nella proposta di nuovo regolamento sono state introdotte disposizioni per garantire un'adeguata flessibilità di intervento per le future necessità di revisione del documento. In questo caso parliamo degli articoli 10 ed 11 della proposta. Negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, il gruppo denominato Prodotti farmaceutici e dispositivi medici si è riunito a Bruxelles ed ha esaminato la proposta e la valutazione d'impatto del nuovo sistema tariffario.
Dal suddetto esame sono emerse due criticità. In primo luogo, pur riconoscendo un ampio sostegno per un approccio basato sui costi, è emerso un generalizzato allarme delle delegazioni nazionali per le remunerazioni riconosciute su alcune procedure che non risulterebbero sufficienti per coprire i loro costi. In secondo luogo, malgrado sia stato manifestato un ampio sostegno anche al concetto di flessibilità nella revisione del regolamento, sono emerse due preoccupazioni a riguardo. La prima concerne la richiesta di riconoscere un ruolo maggiore per gli Stati membri e per il Management Board dell'EMA. La seconda attiene all'esigenza di limitare i poteri di intervento della Commissione mediante gli atti delegati previsti all'articolo 11 della proposta. Nella riunione dello scorso 13 febbraio 2023, il gruppo di lavoro ha esaminato una proposta della presidenza svedese per superare le problematiche sopra evidenziate. Con riferimento alla prima criticità, è stato proposto l'utilizzo di un approccio mirato per l'adeguamento delle remunerazioni delle autorità competenti in relazione alle procedure che destano maggiore preoccupazione. In merito alla seconda criticità, riguardante la flessibilità da prevedere per la revisione del sistema tariffario, la soluzione suggerita è la seguente. All'articolo 10 si è convenuto che il Management Board dell'EMA approvi la relazione triennale, cosiddetta relazione speciale, contenente le raccomandazioni per la modifica degli allegati al regolamento e che l'EMA sia tenuta a preparare una relazione speciale su richiesta dello stesso Management Board. All'articolo 11 si è convenuto di limitare i poteri della Commissione espungendo la possibilità di intervenire con atti delegati per la casistica prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera E, riferibile ad altre informazioni pertinenti, in particolare in merito agli aspetti pratici dell'esecuzione delle attività per le quali l'EMA riscuote tariffe od oneri. Questa casistica andrebbe ricondotta all'interno dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera B, conferendo al Consiglio di amministrazione dell'EMA il potere di approvare la modifica prima che venga adottata tramite un atto delegato della Commissione. Nella riunione del 13 febbraio, il gruppo di lavoro ha inoltre esaminato le parti veterinarie della proposta. L'esame ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio tra la sostenibilità della rete e la capacità dell'industria di sostenere il nuovo sistema tariffario. In conclusione, alla luce delle considerazioni sovraesposte, la presidenza svedese ha invitato il Consiglio EPSCO Salute, nella riunione del prossimo 14 marzo, a tenere un dibattito nel corso del quale i ministri potranno esprimere le proprie valutazioni sulle due principali tematiche emerse dall'analisi della proposta, ovvero un approccio mirato per la revisione delle remunerazioni di alcune procedure e i poteri della Commissione e del Management Board dell'EMA in relazione alla flessibilità del sistema. Grazie. La ringrazio, dottoressa. Do quindi la parola al presidente Marcello Cattani. Prego. Buon pomeriggio, presidente Cappellanucci. Un saluto cordiale a lei, naturalmente al presidente Ligna e al presidente Palù, ai colleghi in collegamento e a tutti gli onorevoli presenti. Farmindustria è l'associazione delle imprese farmaceutiche che conta circa 200 aziende associate che operano in Italia, sia nazionali sia capitale estero, con oltre 120 impianti industriali su tutto il territorio nazionale e 67.000 addetti altamente qualificati. Aderisce a Confindustria e alla Federazione Europea delle Imprese delle Associazioni Farmaceutiche, EFPIA, e a quella mondiale IFPMA. In merito alla proposta di regolamento UE sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia Europea dei Medicinali, EMA, vorremmo illustrare brevemente le nostre considerazioni a riguardo, che sono in linea con quanto già espresso dalla Federazione Europea delle Imprese e delle Associazioni Farmaceutiche, EFPIA, nel suo documento di risposta alla consultazione pubblica della Commissione Europea conclusasi lo scorso 7 febbraio. La revisione della normativa sulle tariffe e oneri spettanti all'EMA dovrebbe basarsi su alcuni principi importanti per l'industria farmaceutica italiana ed europea che indichiamo qui di seguito. Il primo punto è la trasparenza. Dovrebbe essere previsto un monitoraggio costante dei costi e la pubblicazione di un rapporto annuale con indicazione di dettaglio delle prestazioni fornite e della ripartizione dei costi dell'EMA. Equità e proporzionalità. Le tariffe dovrebbero essere proporzionali alle attività
basate su stime e previsioni del carico di lavoro di EMA e relativi costi e dei servizi forniti dalle autorità nazionali competenti. Ad oggi tale proporzionalità non è del tutto chiara. Sarebbe comunque importante che il budget dell'EMA rimanesse composto dalle tariffe corrisposte dall'industria e dal contributo UE per le attività istituzionali e connesse alla salute pubblica. Sostenibilità. Sarebbe importante che le tariffe garantissero la disponibilità di risorse per valutazioni scientifiche che siano di elevata qualità, fornite da esperti qualificati. Pertanto sarebbe opportuno prevedere un rapporto triennale per valutare la situazione. Semplificazione. Prevedere un sistema chiaro e agile per evitare oneri amministrativi non necessari. Da considerare positiva la previsione di includere nel diritto annuale le tariffe per variazioni di tipo primo, ovvero modifiche minori dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Flessibilità. Viene previsto l'adeguamento delle tariffe con atti delegati dalla Commissione europea che modificano gli allegati al regolamento contenenti le diverse categorie di FIS. In tale revisione dovrebbero essere consultati gli stakeholders interessati, inclusa l'industria farmaceutica, che non è contemplata nell'attuale proposta di regolamento. Inoltre dovrebbero essere previste delle tariffe ridotte per alcune categorie di farmaci, ad esempio quelli orfani. In linea generale, inoltre, questa proposta di regolamento è da considerarsi trasversale all'imminente revisione della legislazione farmaceutica, in quanto, pur rimanendo a sé stante, avrà inevitabili punti di contatto con quest'ultima, ad esempio laddove si propone di assegnare a EMA la responsabilità nella valutazione dei prodotti combinati farmaco-dispositivo. E veniamo alla situazione nazionale. Per quanto concerne la situazione nazionale, relativamente ai diritti spettanti all'AIFA e al Ministero della Salute, vogliamo ricordare che negli ultimi anni sono stati applicati per legge un aumento cospicuo delle tariffe nazionali a carico del settore farmaceutico. Pertanto non sarebbe, a nostro avviso, necessario un adeguamento delle tariffe nazionali a quelle future europee, come citato nel resoconto della Commissione delle politiche europee alla Camera. Infatti, con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2016, aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni ancora non tariffate, è stato attuato quanto disposto dall'articolo 9 duodecis del decreto legge 19 giugno 2015 numero 78, convertito poi in legge il 6 agosto 2015, che per finanziare i costi dell'ampliamento della dotazione organica di AIFA ha previsto, oltre all'introduzione di nuove tariffe, anche gli incrementi delle stesse del 60% circa, scaglionati in 4 anni. Tali incrementi sono stati integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. A questo bisogna aggiungere l'aggiornamento automatico delle tariffe, incluso quello del diritto annuale per l'autorizzazione all'immissione in commercio, valide, che avviene entro il mese di marzo di ogni anno sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT riferite all'anno precedente. Per il 2022 l'ultimo comunicato ISTAT indicava un'inflazione pari a circa l'8,1%. Da notare come attualmente solo il 20% delle quote tariffarie dell'agenzia rimane in capo all'agenzia stessa, ma questo è sicuramente un punto che riguarda le risorse complessive dell'agenzia, le dotazioni che non spetta a noi approfondire oltre. Siamo certi inoltre che un ruolo sempre più attivo e partecipe di AIFA nelle attività dell'EMA con i propri esperti in qualità di relatore e correlatore non solo qualificherà ulteriormente il nostro Paese per il contributo scientifico e culturale, ma garantirà inoltre maggiori introiti all'Agenzia stessa. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, Presidente Cattani. Do infine la parola al Dottor Michele Uda. Prego. Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio anche a tutti gli onorevoli presenti in sala, un saluto anche al Presidente Paolo e alla Dottoressa Cuccagna e ringrazio vivamente il Presidente Cappellacci per questa opportunità
di commento e di riflessione sulla proposta della Commissione europea in relazione appunto alla modifica dei regolamenti riguardanti le tariffe di EMA. Egualia rappresenta in Italia oltre 60 imprese che sono attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci equivalenti o generici e biosimilari. Rappresenta nel nostro paese un comparto di circa 10.000 addetti con una trentina di siti produttivi sul territorio nazionale e oltre il 50% della produzione nazionale è destinata all'export in altri paesi europei. La riflessione, diciamo, che vorremmo portare oggi sulla proposta di modifica delle tariffe spettanti a EMA ha l'obiettivo di apportare soprattutto un contributo riflessivo sull'impatto che queste modifiche potrebbero determinare sull'assetto dell'industria farmaceutica. In un momento, teniamo a ricordare, particolarmente complesso e critico sotto il profilo della catena di approvvigionamento a livello globale, che sta mettendo in grandissima difficoltà l'intero settore farmaceutico. La nuova proposta di regolamento formulata in sede europea mira sicuramente ad un aggiornamento e una semplificazione della legislazione che appunto disciplina le tariffe e vincola, almeno questo è l'obiettivo della Commissione, maggiormente le tariffe ai costi sostenuti e ai tempi effettivamente necessari alle procedure. Egualia, in linea di principio, è pienamente favorevole a una revisione del sistema di determinazione delle tariffe regolatorie in maniera proporzionale alle risorse economiche e temporali necessarie appunto allo svolgimento delle pratiche. Tuttavia, è fondamentale che questa determinazione delle tariffe sia condotta con estrema trasparenza, attraverso una chiara ripartizione dei costi che espliciti in maniera chiara le attività finanziate con il versamento delle tariffe regolatorie. Vorrei sottolineare altresì che le nostre imprese a livello europeo sono quelle che sostengono in misura maggiore l'ambito ovviamente delle tariffe, in quanto i listini delle nostre aziende, quindi i listini di farmaci, sono quelli più ampi in assoluto. Quindi ogni operazione o attività di carattere regolatorio ha un impatto evidentemente sui volumi che le nostre imprese movimentano ogni anno sul continente europeo, circa il 67% dei medicinali che ogni anno vengono dispensati nei paesi europei. Quindi abbiamo evidentemente un tema relativo all'esigenza di mantenere le tariffe in maniera ragionevole e sostenibile economicamente, soprattutto per i medicinali essenziali per le terapie croniche a basso costo, che è probabilmente la preoccupazione maggiore che ovviamente riguarda questa proposta di modifica del regolamento. Prima di entrare nel dettaglio di due elementi che riteniamo prioritari per, diciamo, questa audizione, sicuramente riteniamo altresì importante che ci sia una favorevole e equa distribuzione dei fondi che sia basata sull'effettivo contributo che gli esperti delle agenzie nazionali apportano all'attività dell'Agenzia europea, poiché è necessario che nessuna agenzia nazionale sia in qualche modo privata di risorse indispensabili per la gestione ovviamente dell'operatività nazionale. Quindi, sebbene sia difficile per noi, e non è il nostro compito, valutare l'equità della suddivisione tra le tariffe EMA e le agenzie nazionali, è molto importante che questa futura revisione in qualche modo non comporti un effetto negativo sulla ripartizione appunto delle risorse economiche dedicate alle istituzioni nazionali rispetto a quella europea. Ci sono due elementi, diciamo, di criticità nella proposta di revisione dei regolamenti. Uno riguarda le tariffe annuali per la farmacovigilanza, tra gli altri, e il secondo è quello che riguarda le tariffe per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci biosimilari. In particolare, per quanto riguarda le tariffe sulla farmacovigilanza, noi riteniamo, in accordo con la nostra associazione europea Medicine for Europe, che l'incremento proposto non solo risulti piuttosto sproporzionato rispetto alle attuali tariffazioni annuali, ma che sia al momento privo di una evidenza di carattere tecnico e, come dire, normativo rispetto alle effettive attività che vengono compiute all'interno di questo segmento delle attività regolatorie. La revisione del regolamento prevede un incremento che supera il 150% delle tariffe oggi previste e avrebbe un impatto piuttosto significativo di di qualche milione di euro in più per ogni singola azienda, soprattutto che è attiva evidentemente nell'ambito dei farmaci equivalenti o generici e biosimilari.
La maggior parte, infatti, di queste tariffe annuali di farmacovigilanza già oggi destinate al bilancio dell'EMA sono effettivamente sostenute per oltre il 65% dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci equivalenti e biosimilari. Questo in virtù del calcolo, diciamo, dei pagamenti che è basato sulla cosiddetta unità imponibile, cioè la singola autorizzazione all'immissione in commercio su base 6. Ora, a titolo di esempio, tutti, diciamo, i fondi che sarebbero ricavabili dall'incremento proposto dalla Commissione andrebbero a finanziare una serie di attività che non riguardano prettamente la farmacovigilanza, o quantomeno la riguardano in parte, e non riguardano specificatamente le attività di farmacovigilanza per farmaci consolidati e immessi in commercio oltre 25 anni fa. In alternativa, così come la nostra associazione europea ha proposto, si potrebbe immaginare di incrementare la riduzione che è prevista già oggi per i farmaci equivalenti e biosimilari, per evitare che questo aumento, diciamo, pesi in maniera eccessiva sulle imprese che forniscono medicinali a basso costo, in modo tale da riequilibrare in qualche modo l'aumento che, seppur diciamo necessario, debba essere in qualche modo contemperante le esigenze di sostenibilità economica per quanto riguarda le attività regolatorie delle imprese. Il secondo elemento di criticità riguarda invece, come citavo in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci biosimilari. L'aumento che è previsto per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali biosimilari è di quasi 3 volte. È anche in questo caso un incremento che riteniamo essere sproporzionato rispetto alle attività che sono condotte. Si tratta comunque di farmaci consolidati, sebbene ovviamente farmaci biologici, quindi con tutt'altra natura rispetto ai farmaci equivalenti di sintesi chimica. Anche in questo caso un riproporzionamento riteniamo che sia essenziale per evitare di scoraggiare le future autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali biosimilari che, come sappiamo, hanno un importante impatto sull'accesso alle terapie. Anche in questo caso, se si tratta di fornire studi di comparabilità clinica rispetto all'autorizzazione all'immissione in commercio come attualmente prevista, l'incremento potrebbe essere limitato probabilmente a 1,5 massimo 2 volte, ma laddove non vengano richiesti degli studi ulteriori di comparabilità clinica, probabilmente questo aumento potrebbe essere contenuto in maniera maggiore. E su questo riteniamo che sia molto importante che l'Italia tenga in considerazione queste esigenze. Vi sono infine alcuni ulteriori elementi che abbiamo inserito in una memoria che è stata già depositata agli atti della Commissione. Complessivamente, ricollegandomi anche a quello che citava poc'anzi il Presidente Cattani, le imprese farmaceutiche sono state sottoposte negli ultimi anni a una revisione periodica anche delle tariffe nazionali per quanto riguarda l'Agenzia Italiana del Farmaco. Ecco, il combinato disposto di un'eventuale revisione delle tariffe EMA e un'eventuale ulteriore revisione delle tariffe AIFA giocherebbe, diciamo, un ruolo piuttosto complesso nella sostenibilità economica delle imprese farmaceutiche, ovviamente per quanto ci riguarda in particolare quelle impegnate nella commercializzazione di farmaci essenziali per la pratica clinica a costi contenuti. Ecco, su questo vi è già un primo elemento che riguarda l'adeguamento Istat previsto intorno ad aprile, che sarà già un adeguamento particolarmente significativo vista la situazione, e vorrei rammentare in chiusura che le imprese farmaceutiche non hanno la possibilità di poter recuperare nessuno di questi costi, essendo fornitrici principali del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, nell'ottica di trovare il contemperamento tra le esigenze ovviamente della pubblica amministrazione e la sostenibilità economica delle imprese, il nostro richiamo principale è che ci sia responsabilità ampia da parte di tutti gli attori nel trovare, diciamo, la strada migliore per identificare questo equilibrio. Le proposte concrete che abbiamo avanzato sono contenute nella memoria che è stata depositata agli atti. Ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottore. A questo punto, chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Una considerazione, una domanda vorrei farla io. Secondo quanto evidenziato nella relazione ministeriale, secondo quanto in particolare risulta dalla valutazione di impatto eseguita dall'EMA, l'aumento del gettito sarebbe di circa il 15-17%. C'è su questo tema ci sono divergenze di vedute tra l'EMA e altre autorità. E inoltre, considerato quello che abbiamo sentito, ovvero sia la recente
adeguamento che ha riguardato la nostra autorità nazionale. Come impatta il combinato disposto di questi due aspetti nella distribuzione delle tariffe tra EMA e autorità nazionali? Allora, sì. Confermo che a livello di EMA è stata condotta una valutazione di impatto che ha permesso di verificare la sostenibilità di questo nuovo sistema tariffario. La valutazione di impatto è stata fatta dall'EMA e sul suo bilancio. E questa è stata ovviamente positiva, altrimenti la Commissione non avrebbe potuto dare un ok a questa revisione del sistema tariffario. Poi congiuntamente e parallelamente le autorità nazionali competenti hanno fatto le proprie valutazioni. In realtà qui sono emerse le problematiche di cui stavamo parlando, perché poi in alcuni casi la valutazione di impatto è stata positiva, in altri negativa. E a volte dipendeva anche dall'anno preso in considerazione, perché questa verifica è stata fatta sulla numerosità delle procedure degli anni passati. E quindi una stessa autorità in alcuni anni aveva una valutazione positiva, in altri negativa. E quindi è questa la preoccupazione che è stata esposta dalle delegazioni in seno al gruppo di lavoro, e quindi la richiesta di intervento. Però si è appunto mostrata comunque disponibile la Commissione insieme al Consiglio per rivedere questo processo e per basarlo comunque sui costi. In merito alla trasparenza, che ho sentito è stato un tema molto attenzionato, giustamente, c'è da dire comunque che è già prevista una relazione annuale da parte dell'EMA, questa all'articolo 10, una relazione che vi leggo. L'EMA dovrà fare una relazione annuale di attività che fornisca informazioni dettagliate e sostanziali in merito ai costi che devono essere coperti da diritti e tariffe nell'ambito di applicazione del presente regolamento. E, per quanto riguarda invece l'impatto che questa revisione a livello europeo avrà sul livello nazionale Italia, e diciamo che non c'è alcun collegamento automatico. Prima esisteva un collegamento che legava le tariffe nazionali ad un quinto rispetto a quelle europee. Ora questo collegamento diretto è venuto meno, e come osservavano, in effetti sì, negli ultimi anni, sia per l'applicazione dell'articolo 9.2 DECES per l'ampliamento della dotazione organica dell'AIFA, ma anche per gli incrementi ISTAT, che confermo per questo anno sarà abbastanza preoccupante, non si è assolutamente discusso di una revisione automatica delle tariffe nazionali a seguito di questa europea. Questo comunque sarebbe un tavolo da prendere, cioè da impostare, e non se ne è ancora parlato, quindi non credo che per ora questo avverrà. Ecco, non sta a noi, però il Ministero non ha avanzato questa ipotesi. Qualcuno degli altri ospiti vuole integrare? Ha qualcosa da integrare? No? No. In realtà nella relazione che è stata prodotta dal Governo si parla di una ipotesi di adeguamento del sistema sanitario nazionale per armonizzare il tutto al nuovo sistema europeo. Qui però giustamente si tratterà di capire che cosa in concreto sarà fatto in termini di processo. Sì, penso non da un punto di vista tariffario, perlomeno per adesso noi non siamo state informate di questo. È ovvio che c'è anche da considerare che a breve uscirà anche la New Pharma Legislation, quindi si è parlato molto di coordinamento in questo aspetto, sia un coordinamento che riguarda questo regolamento sulle tariffe e questo regolamento della New Pharma, e sia di come questo a cascata andrà ad influire sui procedimenti nazionali. Quindi sì, il coordinamento ci dovrà essere, delle attuazioni a cascata a livello nazionale verranno previste, però io al momento non sono a conoscenza di revisione delle tariffe a livello nazionale. Perfetto, grazie. Chiedo agli ospiti se è possibile avere magari un contributo in termini di documento scritto. L'abbiamo già avuto da Eguaglia, perché ricordo che ai sensi dell'articolo 127, comma secondo del regolamento, l'esame della Commissione potrebbe concludersi con un documento finale
in cui esprimere l'avviso di opportuna iniziativa da assumere rispetto all'atto in essere. Quindi il vostro contributo per noi sarà prezioso ai fini dell'eventuale redazione di quell'atto. Bene, a questo punto, se non ci sono altri interventi o richieste di intervento da parte dei colleghi deputati, ringrazio il Presidente della 14ª Commissione per la presenza, ringrazio gli ospiti per i loro importanti e autorevoli contributi e dichiaro concluse le audizioni. Buonasera e buon lavoro a tutti.